Bene, carissimi, dunque, come sappiamo, i grandi geni, anche adesso, i grandi architetti, i grandi geometri, i grandi artisti, da dove hanno questa saggezza? Se tu prendi una persona che adesso, non so, fa il nuovo internet o qualcosa di grande, no? Da dove viene questa intelligenza? È di questa vita? E naturalmente di migliaia di esperienze fatte nel corso dei secoli, degli anni. Quindi qualsiasi persona che adesso ci offre attività fantastiche, no? È perché le ha ereditate e in più ci mette lo 0 all'1% suo. Quindi questi grandi anime che ci sono adesso, ciao Rita, Ciao. queste grandi anime che ci sono adesso, come no? Approfittiamo tutti dell'esperienza di migliaia o milioni di anni fatte da altri esseri, no? Questo si trasmette, è scientifico, per non, con le informazioni genetiche, per questo diamo noi la massima importanza a quelle anime che hanno raggiunto il massimo della coscienza, perché altrimenti continuano ad imparare, i cosiddetti maestri ascesi, perché sono quelli la vera storia dell'umanità, no? Quindi siamo un po', ho visto un po' in giro, non è che tanti fanno questo tipo di, sì, questo tipo di meditazioni, no? O apprezzamento della storia dei grandi geni. Quindi, secondo me, ognuno dovrebbe dire grazie a tutti quelli che hanno sviluppato la coscienza nel corso dei secoli e millenni, no? Perché ognuno pensa: ah, sì, sono io il grande. Sì, sei tu il grande, più altri 100.000 che prima di te hanno sviluppato questo, poi la ruota, poi la moto, eccetera, eccetera, no? Quindi per questo i veri grandi sono quelli che poi hanno raggiunto il massimo di coscienza, hanno dato tutto e poi non incarnano più, no? Perché non hanno più bisogno, si dissolvono, entrano in te, entrano nella colonna vertebrale e ci danno continuamente idee, energie, informazioni, energia buona, possibilità di guarire. E questo lo stiamo facendo l'esperienza che ogni volta che entriamo in un silenzio, nel silenzio di un maestro asceso, basta collegarci, ognuno riceve informazioni differenti, si ricevono guarigioni, si ricevono informazioni, sensazioni. Quindi per me questa avventura grande dei diversi silenzi, il silenzio che dice tantissimo, cose veramente reali, e appunto oggi lo facciamo con Saint Germain e tramite Armando. L'abbiamo già fatto 10-15 anni fa, quando eravamo vecchi, no? Adesso siamo ringiovaniti, guarda, no? Giusto, giusto, vero. Sì, prima era, adesso insomma siamo, sappiamo, facciamo, ci muoviamo, abbiamo tante libertà che prima a livello di coscienza non avevamo, no? Ecco, quindi ho guardato un po', vi leggo un po' anche per chi ci ascolterà. Saint-Germain è conosciuto anche come Conte di Saint-Germain, maestro, anche maestro Rakoczy. Il suo lavoro riguarda i riti e le cerimonie esoteriche per l'organizzazione dei popoli e i movimenti democratici. No? Questo non lo sapevo. Si occupa in modo particolare del futuro sviluppo delle vicende umane in Europa e dello sviluppo mentale in America e in Australia. Comandante dei Cavalieri della Tavola Rotonda, chi non sa cos'è, si guarda in Netflix Merlino, c'è una serie con Merlino bellissima sulla magia,
e fondatore dei custodi della Fraternità della Fiamma Violetta, composta da esseri altamente evoluti che si sono dedicati a tenere accesa la fiamma violetta, la fiamma di vita, ogni colore ha un significato, per aiutare l'evoluzione dell'umanità. Nella lezione dedicata ai custodi delle fiamme, Saint Germain insegna la legge divina dell'evoluzione che, attraverso le varie religioni del mondo, riporta gli uomini alla loro fonte originaria, l'io sono, ovvero porta la loro coscienza a comprendere che non sono il loro corpo, ma degli esseri spirituali. Il corpo è per questa vita. Quindi poi perdiamo la paura di morire. Ciò avviene attraverso le varie iniziazioni che culminano con il rito dell'ascensione. Questo è il momento in cui l'anima si riunisce col spirito e rimane nel regno dei cieli con la qualifica di maestro asceso. E quindi penso anch'io, mamma mia, se per imparare, poi rinasco e mi devo trovare nuovi genitori e devo rifare tutta la storia di andare e non andare al bagno, la scuola, forse è meglio andare a lavorare. Sì. Svilupparci a tal modo dove poi ci diffondiamo nell'universo e non abbiamo più bisogno di nessuno che ci pulisce, eccetera, eccetera, ci manda a scuola e siamo liberi. Quindi abbiamo l'ultima settimana pensato di fare solo un maestro asceso, così abbiamo un po' più di tempo e non devo fare poi pressione di tempo. E dalla prossima settimana faremo, dopo questo incontro, ve lo dico dopo nel gruppo, lo scrivo poi nel gruppo, nel nostro gruppo, no? Bene, quindi adesso sentiamo un po' magari la voce di Armando, la voce importante, poi entriamo nel silenzio, no? Quindi tanto per dire due... cose, la voce è importante, sì. Se ci racconti una barzelletta o qualcosa del genere, quello che vuoi, o come lo senti tu il silenzio, cos'è per te il silenzio, perché tu sei attivissimo, no? Io ricordo appunto la tua... hai un'energia immensa e questa energia immensa ce l'ha solo chi ha il silenzio dentro, no? Riesci a collegare 10-15 operai, no? Basta che fa così e scattano o si ricordano, non sempre, no, ma spesso, no? A volte sì, a volte no. Però questa presenza, questa energia vitale viene da chi sa anche entrare nel silenzio, perché sennò si perde il controllo, si perde la supervisione e non si riesce a fare più niente. Quindi ognuno lo fa a modo proprio. Prego Armando, se hai qualcosa sul silenzio poi iniziamo. Dai. Io purtroppo non sono un grande comunicatore, quindi preferisco magari rispondere a delle domande, ma non prendo mai l'iniziativa nel parlare perché è un... Non so, boh. Vivo sempre nel punto interrogativo, quindi la mia vita non è mai una certezza, ma la mia vita è nel punto interrogativo, quindi aspetto sempre le domande. L'impulso, sì. Le informazioni che arrivano dagli altri per poter... dare sempre un punto interrogativo e avere più possibilità di aprire di più quello che potrebbe essere una certezza, che non c'è mai la certezza nelle risposte, no? Ci sono tante risposte. Io non do mai risposte comunque certe, do sempre possibile. Sì, questo è il silenzio che aspetti appunto gli impulsi, no? Interessante.
Ma prima di cominciare, se va bene, no? Nella tua ditta, che lavoro daresti, che incarico daresti a Maria Antonietta? Maria Antonietta, aspetta, dov'è? Io la vedo. Se dici qualcosa, Maria. Sono qua. Ah, ecco. No, sono amministrativo. Può Amministrativo. essere. A Rita che lavoro daresti? A Rita? Sì, Rita. Sono qua, Sì, sono io. ti vedo. A Rita la mando in giro per i cantieri a comunicare con gli operai. A far dannare tutti. No, A a comunicare. fare con gli operai. No, ma anche a portare lavoro, no? Quando parla Rita, guarda, tutti dicono sì, Io fammi la villa di lusso. creo entusiasmo. Chiunque ascolta me, anche se fa un lavoro bellissimo, da quel momento sarà felice di quello che fa. È una bella dote questa. Creo entusiasmo. Buono. A Silvana, che compito? Sono A Silvana, beh, lei sembra la manager, quindi boh. Lei è la manager, lei. C'è l'aspetto proprio del manager, quindi quindi è dirigente. ok. Dirigente. Manovali, vabbè, Manola. Oh, non è che può fare tutto Mazzappate, questo. grazie Manuela, la mazzappate. Oh, come Laura, te. Te. Eh sì, così scarica la rabbia, no? Scarica la rabbia e poi vedi come spariscono tutti i Tutti mali, i dolori. tutti i dolori, eccetera, no? Davvero? Boh, cosa? A fare la mamma mia, dai, facciamo fare la mamma mia, facciamo fare. Benissimo. Bene, quindi il silenzio, Come sì, quindi parla il silenzio è una competenza, il silenzio è sempre differente, il silenzio parla tantissimo perché dal silenzio riesci poi, come per esempio dirigente di una ditta, a dare i compiti, a capire, a strutturare, eccetera, eccetera, no? Quindi i silenzi sono tutti differenti ed entriamo adesso nel silenzio di Saint Germain, perché Armando, la sua anima si è collegata con Saint Germain e quindi sentiamo la qualità di questo silenzio e quindi poi vediamo quello che abbiamo sentito. Quindi permettiamo anche di collegarci con questa energia che può fare possibilmente qualcosa anche per noi, può fare delle guarigioni, può darci informazioni, può farci vedere colori diversi, eccetera, eccetera, no? Quindi grande apprezzamento di questa energia. Va bene? Possiamo? Ok. Telefoni sono spenti, sì. Ok, allora entriamo. Armando mette a disposizione la sua maestranza, lui è anche San Germain, e quindi mette col suo silenzio. Siamo in muto i microfoni, però, così. Ah, sì, ok, perfetto.
grazie di questa doccia, è come una doccia. Se siamo stanchi, 10 minuti di silenzio e ci ricreiamo. Dunque, io ho sentito un po' l'energia, se non mi dimentico, un mantello, come se ricevesse un mantello di protezione, di raccoglimento, di attenzione. E questo ha lavorato un po', quindi dopo però 5, 6, 7 minuti questa protezione ha lavorato e mi è venuta quasi gioia, tranquillità, serenità. E poi sono entrato di nuovo in questo silenzio profondo dove mi sento a casa. Quindi questa è un po' l'energia, quello che questo silenzio mi ha dato. Che senz'altro continuerà stasera, stanotte, perché queste energie sono così forti che ci possiamo continuare ad accettare. Io ho percepito tanto calore, un calore avvolgente, un calore amorevole, proprio come una pioggia di luce, infatti sentivo anche caldo a un certo punto, e comunque l'attivazione sempre del chakra del cuore, non so, io sento sempre qui proprio questa espansione, questa unione, come se perdessi i confini, e ci fosse l'unione con tutti, quindi questa attivazione bellissima. Poi a un certo punto mi è arrivato un messaggio che non so cosa c'entra, però questo mi è arrivato. E ci sarà abbondanza per tutti, lavorate sul meritare. Quindi in realtà siamo noi che blocchiamo perché magari non ci sentiamo, lavorato anche su questo aspetto, quindi è stato proprio chiarissimo questa cosa, lavorate sul meritare, quindi credere di meritare di abbondanza, e questo poi farà differenza, chiaramente in tutte le aree della vita. Grazie Armando. E poi il tema più difficile, no? Quello di meritare. Infatti. Per me è sempre difficile, sì. Eh sì, ma perché Git, secondo me, è collegato anche questo con gli antenati. Potremmo fare proprio un lavoro su questo. Perché dei voti fatti piuttosto dai nostri avi, e quindi c'è sempre questa cosa di non essere abbastanza e quindi di non meritare. Quindi forse faremo una cosa proprio su questo, magari un incontro. Secondo me è una cosa molto bella che ci aiuta ad accogliere poi tutta l'abbondanza, la bellezza, la meraviglia che insomma la vita ci offre. Io mi sono sentita risucchiata da un vortice di colori viola e blu, azzurro, ma proprio un vortice potente, bellissimo, tipo una galleria che gira ma senza limiti. E poi questo, diciamo, questo vortice mi ha catapultato in un prato meraviglioso, tutto verde di fiori, con un cielo celeste. Quindi hai bisogno del vortice, eh? Ti piace il vortice quando succedono tante cose per finire poi nel prato verde. Oh. Quindi apprezzare il vortice, no? Oh.
Ma era un bel vortice comunque. Sì, apprezzare il vortice, che bello il vortice, no mamma mia che paura, che bello il vortice, colorato, mi prendono, mi accompagnano, mi fanno festa e poi è finita la festa, vado in un piatto, in un bel, arrivo in un bel prato. E mi, oh. Però prima mi dimentico, se no Silvana, col meritare dovremmo inserirlo nel programma. Esatto. Lo puoi preparare, no? Io sto preparando per i prossimi mesi il programma. Sì. Okay. Prego. Dovete... Sì, il microfono. Ecco. Adesso, sì. Io ho visto una luce, chiudendo gli occhi, che mi scendeva a cono fin giù, una luce chiara, e io mi guardavo tutto l'interno, sentivo una pace, una tranquillità, mi vedevo proprio l'intestino, questa luce potente che mi colpiva e basta. Io passavo da lì che hai bevuto la birra. Ti ha bevuto la birra? No, io... Aspetta, Manuela, un momento, un secondo. Cioè, questa luce, cosa ti ha fatto calmare? Sì, l'ho vista chiara, bella, luminosa, e mi faceva vedere tutto l'interno del mio corpo. Ah. È arrivata fino al colon. E io guardavo... Come raggi X, no? Sì, se io guardavo l'intestino. Wow! Siccome ho problemi all'intestino, ho detto, ma chissà se io riuscirò con questa luce a... È chiaro, cioè questo è il grande segreto. Abbiamo poteri immensi, dobbiamo solo farlo, no? Quindi questo regalo con Saint Germain di questa visione, che puoi guardare nel tuo corpo, puoi guardare nei nostri corpi, no? Queste sono cose normali per la natura, no? Quindi, wow! Quindi un cono di luce può essere anche un protocollo per guardare nel proprio corpo e magari equilibrare organi, ripulire, attivare, rilasciare, no? E quindi continuo a farlo magari... con le giunture, i muscoli, le gambe, cioè continua a farlo, no? Entri, sì. Cioè, ti colleghi con Saint Germain tramite Armando e porti appunto ai muscoli, a quello che vuoi, un po' di tranquillità. Grazie. Quindi vedete, più si sta zitti, più risultati ci sono. Allora, prego. Io come ho chiuso gli occhi dopo un po' che sono andato nel silenzio, ho visto una luce né bianca né anche chiara, ma una luce grandissima che andava verso l'alto e mi ha preso tutta la luce, mi ha preso a me, quindi verso l'alto ho visto piano piano che si costruiva una mongolfiera, dei fili di costruire una mongolfiera. Dopo mi sono sentita una pace inspiegabile dentro, una pace interiore che era come se stavo in estasi, in poche parole. Però ogni tanto mi appare sempre quest'occhio che non lo so che cosa vuol dire. Beh, il tuo occhio, cioè tu sei coscienza, quindi o vivi o muori in qualsiasi tempo, c'è sempre questo occhio. Cioè quello che vigila, quello che è la tua anima vigila e vede poi la luce, vede le possibilità e quindi con questo occhio è un po' la tua individualità, no? Quindi è il Buddha che ci guarda o quando noi guardiamo, ci guardiamo perché il corpo prima o poi se ne va, ma l'occhio resta.
anche quando vado a letto, quando sto bello, sai, di tanto mi vedo questo occhio. Mi succede spesso, mi succede. Quando è proprio nel silenzio profondo. Quindi sempre quando, magari rifarlo quando vai a letto, sempre questo cono di luce, o rifai magari questo, perché di per sé non è difficile andare a letto e dormire come in un'estasi, non è difficile, lo dobbiamo solo programmare, no? Entrare in questa energia, indipendentemente da quello che è successo durante il giorno, no? Oh. Grazie. E sono miracoli proprio. Rita, quando e se vuoi, volentieri, se no non c'è bisogno che dici niente, no? Come vuoi. Armando, tu vuoi? Ok. Devi attivare l'audio, Rita. Sì, ci sono. Gli puoi dire di far silenzio, per favore. Allora, scusate. Dunque, sono purtroppo ho avuto gente e non ho seguito completamente, però negli attimi in cui io mi sono assolutamente tuffata in questa profondissima energia e questa vibrazione profondamente spirituale, ho sentito una gioia incredibile. C'è una gioia di condividere questo momento e questi spazi di luce con voi e con l'universo intero. Una gioia come il cuore che trabocca di un'infinità di doni. Io sono convinta che ci stiamo incamminando e siamo già profondamente in un cammino di luce, sicuramente da vite, da tante vite eravamo insieme, ci siamo incontrati. E i doni che riceveremo da questo lavoro che stiamo facendo su di noi saranno tantissimi. Condivido l'abbondanza, ci sarà benessere, ho questa sensazione quando Silvana ha parlato di questo, ho detto beh è uguale, la stessa cosa che ho sentito anch'io, che non ci saranno risolti i problemi di nostri e di tutta l'umanità. Affronteremo un periodo che andrà verso un veloce e sicuro miglioramento di tutte le situazioni dolorose e angosciose che stanno tentando di minare tutto il nostro lavoro di secoli, perché abbiamo lavorato secoli per raggiungere questa integrità del corpo, anima e vita. In questo momento siamo benedetti dal cielo che sta benedicendo con i maestri ascesi con la loro presenza, fisica proprio intorno a noi. E saranno incredibili i risultati di cui beneficeremo, non possiamo neanche immaginarli perché sono doni spirituali. Perciò quando uno si sente la gioia dentro e si riconosce nella sensazione potente di come una nebbiolina dorata che ti avvolge, che non sai da dove viene ma ti piace. È la tua madre divina che ti accoglie e che ti dice ci sono, ti sto rigenerando, abbi fiducia, abbandonati in me. Beh, insomma, è roba. Cioè, mi piace il lavoro che stiamo facendo e vi ringrazio. Armando, grazie mille. E grazie a tutti voi col cuore. Questa è la mia esperienza. Sì, a te. Io... L'ho fatto una torre di Babele, no? Come l'uomo, dove l'uomo parla, ma non si capisce con le altre persone. Quindi la comunicazione non è saper parlare correttamente l'italiano, la lingua, ma è saper comunicare. E vi ho messo in un imbuto, e in questo imbuto qua si è creato questo vortice qua dove
ho cercato di far arrivare tutte le informazioni che ritenevo giuste. Quindi tutte queste mille voci sono entrate in un imbuto ed è uscito l'essenziale, poi l'essenza. Sì. Sì. Ok. Wow. Dove tutte le parole si mescolano e quindi non si capisce niente, però si intuisce tanto. Wow. Bene. Silenzio, abbondanza di silenzio per tutti. Abbiamo fatto qui un congresso abbondanza per tutti, no? Qui a Tenerife, non mi ricordo, no? Era un po' il primo festival, no? Molti non l'hanno capito, ma adesso penso che arriva l'informazione. Io vi ringrazio. Grazie, buonanotte. Buonanotte, vorrei parlare con Rita e Silvana un momento. Sì. E dopo, vabbè, ma tu vai a letto perché domani ti alzi presto. Vabbè, dopo. Grazie, papà. mi raccomando, che domani a scuola devi andare. Esattamente. Okay. Va bene. Buonanotte. Ciao. Silvana, ciao. State? Ciao. Ciao. Ciao.